Per Notizie Abruzzo siamo in compagnia dell'onorevole Gianfranco Rotondi. Allora, oggi è nata la nuova DC con una grande sfida, lei ha detto, durante questa assemblea dei fondatori o rifondatori. Qual è l'obiettivo di questa nuova DC? In Europa il Partito Popolare Europeo è la prima forza. In Italia senti dire non si può rifare la DC. Io a chi me lo dice rispondo sempre, ma scusami, perché la possono fare solo i tedeschi? Perché in Germania la DC vince e governa. Anche l'Italia ebbe una Democrazia Cristiana forte e si è vista la differenza poi con i governi che sono venuti dopo senza la Democrazia Cristiana. Allora, il Partito Popolare Europeo è fatto in Italia da Forza Italia, che fa bene la sua parte, e dai democristiani, che sono alleati di Forza Italia. Noi la nostra parte fin qui tanto bene non l'abbiamo fatta, tant'è che in Parlamento ci sono rimasto solo io, grazie agli abruzzesi. Bene, quali sono le sfide che lei ha evocato, sfide importanti per l'Abruzzo e per l'Italia? Innanzitutto unità, basta con i democristiani che litigano. Poi politica, perché al governo c'è l'antipolitica e il populismo. Lo si batte con la politica e con il popolarismo, quindi con la Democrazia Cristiana. Qual è la riorganizzazione? Lei ha parlato di un terzo per la formazione della classe dirigente di questa nuova DC. Ce lo può spiegare meglio? Faremo un'assemblea agli stati generali della Democrazia Cristiana. Per un terzo chiameremo quelli che sono stati gli eletti della DC nella prima e nella seconda Repubblica, per un terzo i nostri dirigenti sui territori, per un terzo personalità della cultura, dell'impresa, dell'università, persone che non hanno mai fatto politica, e quindi sarà una sintesi di esperienza e di rinnovamento, come è nelle corde e nella tradizione della Democrazia Cristiana. Lei ha parlato anche del presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi. Ne ha parlato di questo progetto di nuova DC? Manco bisogno di parlargliene, perché Berlusconi, come sente Democrazia Cristiana, si entusiasma, perché lui è nato con la DC ed è un personaggio che, bisogna riconoscerlo, ha creduto nella DC anche quando i democristiani hanno voltato loro per primi le spalle al partito. Se non ci fosse stato Berlusconi, io non starei qui a parlare, e tanti altri democristiani che a differenza mia non lo riconoscono non sarebbero tornati nelle istituzioni. Bene, dopo questa affollata prima assemblea, prossimo appuntamento? Gli stati generali della DC a Roma a novembre. Bene, ringraziamo l'onorevole Gianfranco Rotondi, buon lavoro. Grazie.